Proseguono i festeggiamenti in Casa Rossoverde per la conquista della 38ª Lancia d'Oro. Il quartiere di Porta Crucifera ha celebrato il Tedeum di ringraziamento nella Pieve di Santa Maria con il parroco Don Alvaro Bardelli, che ha letto al popolo cruciferino la preghiera di San Bernardo alla Vergine, contenuta nel 33° canto del Paradiso della Divina Commedia. C'è un'emozione straordinaria, c'è grande voglia di festeggiare il quartiere. In questo momento è straordinario e siamo tutti davvero molto contenti. C'è un appuntamento importante che riguarda tutti i quartieri della Giostra con la scadenza dei consigli il 31 ottobre. Che linea si traccia per il futuro? Ma la linea saranno, entro l'anno verranno appunto fatti con i nuovi consigli, da lì vedremo un po' insomma il da farsi. Ora in questo momento davvero la volontà è quella di goderci la vittoria, poi per quanto riguarda le elezioni ognuno di noi saprà quello che vorrà fare. La speranza è quella di essersi lasciati alle spalle definitivamente la pandemia, anche per quanto riguarda il mondo della giostra. Testa già al prossimo giugno? Assolutamente sì, con la speranza di fare due giostre perché comunque sono mancate e poi alla fine comunque abbiamo avuto ragione di forzare, diciamo, la mano nel volerla fare, perché come vedi, indipendentemente da chi ha vinto, in questo caso però la volontà e la voglia di fare giostre era tantissima anche in città. Prossimo appuntamento Rossoverde, sabato 16 ottobre, con la cena della vittoria che si terrà all'Equestrian Center.